Ingredienti. Pesce spada. Madonna, iniziamo bene. Pesce spada. Pan grattato. Allora, ingredienti. 400 grammi di pesce spada, che ovviamente va tritato. Poi due uova. 100 grammi di mollica, io uso quella lì. Pan grattato 30 grammi, 500 grammi di pomodorini, 30 grammi di olive che sono cotte. Preso male. No, guarda quanti ce ne sono. Vabbè, due spicchi d'aglio, olio quanto basta, menta quanto basta, che questa qua e sale. Tanto non metto gli ingredienti qua. Sì, ma non tritarlo troppo. Pulire il pesce spada e tritarlo, poi aggiungere la mollica di pane che ovviamente è sbagliata, però vabbè. Unire le uova, per cui devo mettere le uova. Aggiungiamo le uova. Le uova, la menta, il sale. Allora, un pizzico di sale. Candy! Dentro. Mettilo dentro. Non so perché. Ho dato 30 grammi di pan e c'è scritto 30 grammi di pan grattato, unire e amalgamare. Deve diventare una pastella. Cioè deve formare le polpette. Ecco, dobbiamo prendere la pasta. E Farina cosa serve? per fare le polpette. Cioè nella padella olio e aglio. Intanto facciamo le polpette. Questo è l'impasto. Non so perché, ma ci doveva essere la farina. Allora, polpette fatte e infarinate. Adesso le mettiamo nella padella piccola con l'olio. Quello vabbè, l'ho tirato via. 10 minuti di cottura. Capito? Invece i pomodori. Ma non ci stanno tutti, erano. Aggiungiamo i capperi, questi qua. Vi ho aggiunto due cucchiai, voi dipende quanto ne volete.
deve essere un sughetto. E le olive, ovviamente, semmai mettiamo un po' di sale, perché ok, lo facciamo andare. Poi mettiamo le polpette già fatte, che ovviamente vanno dentro qua. E 15 minuti è pronto. Questa è la ricetta. Non so perché non ho registrato. Comunque, dentro polpettine e 15 minuti sono pronti. Risultato finale. Poi se vedete, dopo 51 settimane mi sono diplomato maestro pasticcere con la voglia matta di aprire un'attività. Mamma, avendo un fondo prezioso te l'abbiamo usato per aprire il negozio. No, sono passati 5 anni. Questo è il risultato. Direi che è buono, tranne il sughetto che non so perché me l'ha fatto, non me l'ha fatto giusto. Comunque questo è il risultato.